Oggi parliamo di un passaggio che è presente nel Vangelo di Luca. Questo passaggio ci racconta sempre un Gesù circondato dalla folla che invita i suoi discepoli ad andare dall'altra parte del lago per stare un attimo quieti e tranquilli. Prima di partire gli si avvicina un uomo che dice: «Maestro, io ti seguirò ovunque tu andrai». E Gesù cosa risponde? «Vieni con noi, sì, bello». No, come sempre. Dà una risposta che in un certo modo può apparire dura, può apparire provocatoria, e probabilmente lo è. Avrà guardato negli occhi di quell'uomo e ha visto che questo suo dire «ti seguirò in qualunque luogo» era forse quel nostro solito desiderio dell'ego di trovare un posto dove fare casa, dove stare sicuri. Nel maestro, spesse volte capita, cerchiamo una sorta di papà, il papà buono che ci dà sicurezza. Ma perché questi maestri li ammazzano ogni volta? Perché danno un profondo senso di insicurezza all'egocentrismo, altro che sicurezza. E infatti Gesù gli risponde: «Le volpi hanno la loro tana, gli uccelli hanno il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove riposare». Gesù ci tiene a sottolineare da subito, in modo che le cose siano chiare e dopo non vengano fuori fraintendimenti, che lui non sta andando in nessun luogo. Non c'è un posto che raggiungerà e a quel punto sarà a posto. Tu sei qui e adesso, e io sono qui adesso, e la pace è qui e adesso. Questo è un chiaro riferimento a vivere potentemente il presente, perché la mia casa è nel presente, la mia consapevolezza è sempre nel presente. È la mia mente che, se pensate per assurdo, non rispetta neanche il corpo, perché anche il corpo è sempre nel presente. La consapevolezza e il corpo sono molto sani, radicati alla vita. L'unica parte che dentro di noi continua a fare dibattiti, diatribe, discussioni e recriminazioni è la mente, che cosa fa? Costruisce la sua idea di come devono andare le cose e vede benissimo che la sua idea è totalmente esposta a tutte le intemperie della vita, dei fatti, degli accadimenti. E allora cerca sempre più di controllare, cerca di difendersi. È lì che noi cerchiamo la protezione, la casa, un tetto sempre più potente che resista, ma non il tetto fisico fuori, ci serve una casa, il corpo ha bisogno della protezione. Però se pensate a quanto poco basta ad un corpo per stare tranquillo, la mente no, perché proietta il futuro, quello che potrà venire, chissà cosa può succedere. Allora, come le nostre macchine, una volta avevamo la 127, adesso un Porsche Cayenne è piccolo perché ci vorrebbe un Hummer, perché non si sa mai, magari mi viene contro un suvetto, allora girerò col carro armato fra un po'. A mio avviso, questo prova a dire Gesù in risposta alla domanda che forse aveva colto, l'aveva sentito, che quest'uomo cercava il buon papà, il posto dove accoccolarsi, dove stare al calduccio, e gli risponde: il figlio dell'uomo non ha un posto dove andare. A rinforzo di questo, il passaggio termina con un altro episodio, un altro frammentino. Un discepolo si avvicina a Gesù e dice: Gesù, io ti seguo, sono pronto a seguirti, ma dammi il tempo di andare a seppellire mio padre. E il maestro, di nuovo, in una maniera quasi insensibile, con una ruvidezza, ancora una volta dà una risposta che ci spiazza, perché il maestro papà, il maestro Babbo Natale, ce lo immaginiamo sempre dolcetto: sì, mi dispiace, tuo papà è morto, vai a seppellirlo. E invece la risposta è veramente dura, dice: seguimi, punto esclamativo, adesso, di nuovo il presente, sono qui, la vita è qui, vuoi cambiare, adesso cambi, vuoi venire con me, adesso vieni con me. E lascia che i morti seppelliscano i morti. Questa è una frase che ha sicuramente una sua poeticità, una sua forza, sembra uno di quegli aforismi particolarmente efficaci, belli, ma probabilmente si esprimeva così. Se fosse vivo, come tutti i maestri quando erano vivi, scioccavano, scuotevano, facevano anche soffrire l'animo della persona, perché la persona si deve risvegliare. La nostra mente è sempre legata al passato, cerca continuamente la sicurezza, la tana, il rifugio. Invece il percorso di risveglio, il percorso spirituale, il maestro ti toglie il suolo da sotto i piedi, quello che non era un suolo, perché erano sabbie mobili. Ma noi, sino a quando siamo nel sonno della mente, scambiamo le sabbie mobili per un bel prato fresco, verde. Avete mai pensato? È ridicolo, ma siamo così attaccati alla casa che cerchiamo di lasciare ai nostri figli,
anche la tomba, abbiamo una tomba, mettiamogli il nostro nome, c'è gente che fa delle tombe che sono più grandi delle case, delle persone vive. Immaginatevi se tutti i miliardi e miliardi di persone che sono morte avessero avuto tombe del genere, e nel nostro morire desideriamo che questa tomba duri nell'eternità, siamo un po' tutti Napoleone. Quindi il mondo sarebbe occupato da tombe e da morti, che sono l'estensione delirante del nostro ego in una sorta di presenza perpetua, infinita nella vita. Il maestro te le distrugge tutte queste cose perché sa che sono stati deliranti della mente che va verso la morte, la fine, il cambiamento, e pertanto accumula sempre di più. Per assurdo andrà a perdere tutto, e più va verso il perdere tutto più vuole accumulare. Infatti i fanciulli, i bambini, gli adolescenti, vedete che accumulano zero appena nati, nudi sono, ridono, scherzano, fanno la cacchina, fanno casino, ma non è che vogliono accumulare, gli serve la tetta della mamma e un giocattolo, fine dell'accumulo. Poi se li guardate crescere un pochino iniziano ad accumulare sempre di più, quando arriviamo intorno ai 20 anni iniziano ad essere degli accumulatori seriali. La nostra casa fra 2, 3, 4 generazioni i nipoti l'avranno venduta e ci sarà probabilmente, non lo so, Xi Jinping, ci sarà un cinese probabilmente al posto di casa mia. Sono talmente tanti. Quante tombe, se fate un giro in un cimitero, sono spoglie con le scritte ormai sbiadite che non si leggono più, eppure erano state scolpite nel marmo, non erano state scritte a matita. Perché è morto il figlio, il nipote andava ogni tanto, poi è arrivato il figlio del nipote che non sapeva neanche bene più chi era il nonno, e quella tomba è divenuta la tomba di nessuno. Poi i cimiteri, dopo un tot di tempo, prendono queste tombe ormai dimenticate, quando passano tot anni e non vai a chiedere uno spostamento, una riconferma, insomma paghi, queste tombe vengono aperte e il contenuto viene disperso in un campo comune. Polvere eri e polvere tornerai sotto il piano della dimensione fisica, della materia, ritorna agli elementi base, serena, libera, non ha problemi, il corpo non ha problemi. Ed è per questo che Gesù dice, vieni adesso, la mia casa è in questo luogo che è ovunque io vada, lascia che i morti seppelliscano i morti. Guardate quanto è forte nelle sue affermazioni, quanto chiede che la trasformazione sia adesso e non dopo, là, domani, se, ma. Una cosa invece che a mio avviso noi abbiamo veramente deformato, perché amiamo i morti, allora un maestro muore e diviene quello che ci piace pensare a noi, come il Dio che abbiamo creato, è il Dio della nostra mente, non è quella dimensione di vita immensa, profonda, sacra, indomabile, che spazzerebbe via le nostre piccole identità se venisse realizzata. Prendiamo Dio e lo trasformiamo nel nostro Dio, che poi è contro l'altro di quello del mio vicino. Trasformiamo il maestro nel mio coccolino, nel mio babbo Natale, nel mio pufeto, mi rasserena. Le parole sono scritte, sono abbastanza intuitive, scuotono, distruggono le nostre certezze, chiedono che noi ci svuotiamo, che cambiamo la direzione della nostra energia da fuori a dentro, chiedono una rivoluzione interiore. Se comprendiamo questo, iniziamo a smettere di interpretare, forse vediamo più direttamente, la finiamo di mettere ciò che è viva, una parola che era viva e che ci chiede di essere vivi, dentro l'oculo dei morti.